tutti sapete che in questo processo open arms si contesta al senatore Salvini il reato di sequestro di persona facendo riferimento al fatto che il provvedimento di divieto sarebbe stato annullato dal TAR. Allora prego tutti, e oggi è stato questo richiamato anche nelle spontanee dichiarazioni che ha reso il senatore Salvini, prego tutti non di ascoltare un'interpretazione di questo provvedimento da parte di un qualsiasi difensore che potrebbe essere di parte, ma di leggere il provvedimento, perché il provvedimento del TAR sospese solo parzialmente l'efficacia di quel divieto. Questo lo vorrei sottolineare, perché fu sospeso al solo ed esclusivo fine di prestare l'immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli. Ebbene, il governo italiano, in ottemperanza a questo provvedimento, effettivamente fece entrare la nave e si diede soccorso. Quindi coloro che dicono che si disobbedì a un provvedimento evidentemente fanno un'affermazione disancorata dagli atti. Questo è un punto fondamentale. Secondo punto, voi conoscete le date del presunto sequestro di persona. Intanto cos'è un sequestro di persona? È una privazione di limitazione della responsabilità. Punto numero uno. È stato oggi tradotto il diario di bordo, l'hanno depositato, una serie di mail inglese. Ecco, da tutti gli atti che già ci sono, quindi non sarà necessario andare in dibattimento perché questi atti lo attestano, emerge che la nave aveva una serie di opzioni, e cioè poteva fare sbarcare a Malta, poteva andare in un porto in Spagna o addirittura in un secondo porto in Spagna, poteva avvalersi di una serie di aiuti. Vedete, il sequestro è un reato che si consuma quando si priva di possibilità a qualcuno. Cioè se io sono chiuso in una stanza e non ho alternative, ecco, io non posso fare niente. Non si può contestare un reato di sequestro di persona se io sono in una stanza e mi si aprono 3-4 porte e io resto dentro dicendo non è che mi convincono quelle 4 vie di uscita, ne voglio una quinta. In questo caso non c'è stato un solo momento in cui la nave non aveva alternative. Manca il presupposto del sequestro di persona. Sequestro significa mettere la vittima nell'impossibilità di esercitare il proprio diritto di libertà. Questa nave aveva una serie di opzioni e ripetutamente rifiutò. Quindi altrimenti dobbiamo fare un nuovo tipo di sequestro di persona. Sequestro di persona c'è quando io non posso scegliere quello che voglio, però mi sembra una cosa diversa da reato.